Anche Ornella Muti e sua figlia Naike, fra gli imprenditori agricoli che questa mattina hanno manifestato a Tortona, nell'Alessandrino, a sostegno del settore primario, che pure nella giornata di oggi ha contestato le politiche europee con una serie di iniziative in varie città italiane. A Tortona sono stati oltre un centinaio i mezzi che, in modo ordinato ed altrettanto determinato, hanno attraversato le vie del centro zona, sostenuti dalle istituzioni del territorio. Sappiamo che c'è la mobilitazione nazionale a Roma, voi volete semplicemente lavorare, non chiedete l'elemosina. Senza alcun dubbio, manifestiamo la nostra, diciamo, sofferenza, la sofferenza del settore agricolo, siamo presenti nessuno contro nessuno, ma sicuramente in una condizione di collaborazione con quelle che sono le associazioni e soprattutto con quelli che sono i nostri rappresentanti a livello politico, sia locale, provinciale, regionale e nazionale. E abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno che questa nostra presenza sia avvalorata dal loro aiuto. Stiamo lottando per questo. Bisogna valorizzare, gli agricoltori sono bravissimi in questo, non dobbiamo, diciamo, deturpare il territorio, ma dobbiamo coltivarlo e farlo rendere al massimo, garantendo la sicurezza dei territori e soprattutto prevenire il dissesto idrogeologico. Sono molto contento che anche a Tortone, nel Tortonese, sia arrivata questa giusta manifestazione dei nostri agricoltori. L'agricoltura è un punto fondamentale dell'economia della città di Tortona e di tutti i comuni del Tortonese. È un punto anche importante per quanto riguarda la tutela del territorio, la promozione del territorio e l'eccellenza dei nostri prodotti. Chi legifera senza tenere conto della realtà in cui i nostri agricoltori vivono sbaglia e deve essere sensibilizzato a cambiare rotta. Due madrine d'eccezione qui a Tortona per la manifestazione degli imprenditori agricoli. Avete detto: noi siamo qui perché ci crediamo, siamo con voi. Sì, è così, ci crediamo profondamente perché crediamo in una vita vera, giusta, sana. Dunque, Non vogliamo i prodotti dall'estero? è assurdo dover comprare veramente prodotti dall'estero che sono, se uno legge le etichette, assolutamente immangiabili, soprattutto le arance, queste cose che assorbono, però ci stanno senza, silenziosamente incanalando in un mondo che secondo me non va bene. No elemosina, quindi volete lavorare, anche voi avete un orto, avete detto così, sia in questa zona dell'Alessandrino che in altre parti d'Italia, e quindi siete a sostegno del settore primario. Assolutamente, noi lo usiamo tutti i giorni, è importantissimo e ragazzi, noi siamo quello che mangiamo, quindi perché mangiare i kiwi dalla Nuova Zelanda quando in Sicilia e in Calabria li fanno più buoni che mai? Gli avocati che vengono dall'estero, abbiamo i frutti e le verdure più buone del mondo e ci andiamo a comprare quelle degli altri, le nostre stanno buttate a terra e vi domandate perché siamo qui.